Un caro saluto da Mario Giulianci. Lo sapevate che il caffè aiuta a combattere il freddo nella stagione fredda, autunno e inverno? In effetti, nella stagione fredda è molto più forte che in estate la differenza di temperatura tra quella del nostro corpo, che è intorno a 36 gradi e mezzo, e quella ambientale. Bene, in questi casi il sistema di termoregolazione ovviamente è chiamato a dare uno sforzo ben maggiore che in estate, tanto che qualche volta per questo motivo entra in tilt. Ma alcune sostanze se possono aiutare il sistema di termoregolazione a combattere il freddo. Tra queste il caffè, perché il caffè fa restringere i vasi sanguigni, aumenta la pressione sanguigna, in questa maniera aiutiamo a bilanciare meglio il freddo. La nicotina invece del tabacco tende a raffreddare più del solito gli arti inferiori e superiori, ove chi fuma appunto sente più freddo delle persone che non fumano. L'alcol, che viene bevuto spesso con la convinzione che porti caldo, è una bugia, perché l'alcol fa dilatare i vasi superficiali della nostra pelle, quindi maggior dispersione di calore nell'ambiente, quindi con l'alcol si rischia di sentire più freddo. I tranquillanti invece, anche se hanno un effetto benefico contro il freddo, perché tendono a sopprimere la sudorazione, che notoriamente ha un effetto refrigerante sul nostro corpo.